Una bellissima sorpresa per Ultimo e Jacqueline Luna di Giacomo. In America è arrivato Eros Ramazzotti per un pomeriggio tra musica e foto. Ci sono tantissimi cantanti e volti famosi che in tutti questi anni hanno mostrato supporto e solidarietà a Ultimo. Il giovane cantautore romano è stato spesso sotto l'occhio del ciclone per alcune sue affermazioni, spesso dure e maturate solo a causa della sua forte spontaneità e anche impulsività. Emblematico è l'episodio del 2019, quando in conferenza stampa a Sanremo dopo il secondo posto e la vittoria di Mahmood, sbottò contro i giornalisti. In generale Niccolò non le manda a dire, e preferisce forse anche per questo motivo, restare il più lontano possibile da gossip e chiacchiericcio. Inevitabile però in questo periodo, che sta per nascere il suo primo figlio dalla relazione con Jacqueline Luna di Giacomo. I due hanno deciso di allontanarsi dall'Italia e di far nascere il bambino in America. In questi giorni amici e familiari li raggiungono, siccome il grande giorno è sempre più vicino e presto, saranno in tre. Ultimo e Jacqueline, in America è arrivato Eros Ramazzotti. La giovane coppia vive questi giorni in totale relax e spensieratezza. L'America in autunno, soprattutto New York dove hanno deciso di alloggiare, è un vero e proprio quadro dipinto, con colori e atmosfere da film. Il luogo ideale per accogliere il loro bimbo, che a quanto pare hanno scelto di chiamare Edoardo per una persona molto speciale che purtroppo non è più su questa terra. Adesso è anche il periodo di Halloween, quindi largo a giardini con zucche e decorazioni di ogni tipo. La giovane coppia non sente affatto la mancanza dell'Italia e dei loro affetti viste tutte le visite che stanno ricevendo. Nella giornata di ieri, è stato il turno di uno zio speciale. Eros Ramazzotti è arrivato a New York e li ha raggiunti. I tre posano tra campi e altalene, tra risate e anche una breve esibizione con tanto di chitarra. Il giovane cantautore romano per suggellare questo momento, ha utilizzato proprio una frase indimenticabile tratta da uno dei brani più belli e ascoltati di Ramazzotti. Momenti che restano così. Impressi nella mente, con lo zio Eros. Questo testimonia come anche il cantante di Più Bella Cosa sarà parte integrante della vita del bambino e della loro famiglia. Queste immagini trasmettono tanta gioia ed entusiasmo, e dopo sarà ancora meglio. Non sappiamo se Ramazzotti resterà fino all'arrivo del nascituro. Sicuramente è un bellissimo regalo per la coppia averlo avuto in questo importante frangente della loro vita.